Buongiorno, io sono a fare il caffè. Siamo già svegli e siamo già operativi. Eccolo lì! Ciao! La Dina e l'Emiliano. Ciao, Dina e l'Emiliano. Buongiorno a tutti! Dal parcheggio dell'Eurospin, la van life di fronte all'ATM che scaricano i container e rompono le scatole tutto il giorno, tutta la notte. È un ottimo posticino dove dormire in tranquillità con i rumori di sottofondo. Caffettino e ci mettiamo all'opera. Oggi grossi spostamenti. Si parte, si viaggia. Si parte solo io e te. E non c'è nessun altro. Eh sì, il camper è vuoto. Di lì però c'è il tappeto, non vedo lo specchietto, non è così bello. Ma sì. Guarda, non c'è nessuno. Di qua tanto non può venire la gente. Vai, 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 vai. Ti metti come quello, il Fortune City? Sì, però ne salto uno. Oggi preparo il pranzo. Pulisco intanto il melone. E pranzo facciamo milanesi e patatine fritte. Così tutto fritto oggi. Jessica è andata con Emiliano e la Dina e mia suocera a prendere le milanesi, il pan grattato e non le patate no, perché ce le ha date Osvaldo. Quindi le pulisco e faccio quelle fritte. E via. Pranzetto anche oggi organizzato. Melone pronto, preparo le uova per impanare la carne, sbucciamo le patate. Pranzo preparato, milanesi, ho cucinato lì, qui abbiamo il pane, dietro c'è Pippo che fischia, patatine fritte, prosciuttino, salame e via, tutti senza maglietta, che fisicata, belli. Ma loro possono permettersi. Emiliano, Cristian è il fagioli stecchino. Stelio e olio della mia tartaruga che dorma. Ma che bacchette! Ma che roba! Culturista, eh? Big Jim! Guarda che costo! Guarda che costo, che ossatura che What's hai! your name? My name is John Cena! Buon appetito a tutti che è meglio! I'm John Cena! Pranzo fatto, ora andiamo a ritirare un pacco Amazon. Pilota Emiliano, vamo! Emiliano fa benzina e io vado da Filomena a ritirare il pacco. Allora, entriamo nella mail, il tuo pacco è pronto. Invece quel ciabarre sì, scansiona il codice. Dai, ok. Codice accettato, fare un passo indietro, lo sportello, eccolo lì. Tac. Ciao Filomena, ci vediamo. Buona giornata. Questo è lo specchietto retrovisore con la telecamera. Ora guardiamo com'è. Ho una vite in bocca, lo so. Ho bisogno di ferro. Fai il diesel che costa di meno e consuma di meno. Sì, così con la macchina va anche meglio. Eh sì. 2,034 euro. Mamma mia, dove vogliono arrivare non si sa. 4,15 euro 7 litri, la metà è 2 euro. E vabbè, tanto lì non comandiamo noi, quindi con 20 euro non fai 10 litri, no vabbè, sì. Perché costa Ah, 2 euro e qualche centesimo. quanto hai messo ora? Oh, la carta Ah, fai il pieno. 130 euro. E lì. E mi hai fatto il pieno? Quanto ci sta? 30 euro giusti? Non so, Non so, dipende da quanto quanta ce vuoto mi n'è? sono fatto io prima. Ah, ok. Andiamo in ferramenta a prendere due viti. Le viti non trovate, lo vediamo dal cinese, tanto che mi deve prendersi i tappetini dalla macchina. Vediamo cosa troviamo. Viti manco dal cinese trovate, ma almeno abbiamo trovato i tappetini, quindi di due cose, una. Visto cose che voi a stemi non potete Eh immaginare. sì. Questo è per noi. Anche questa però non è per noi. L'erba cattiva non muore mai, quella buona finisce subito. Beh. C'è la graffetta di ferro, c'è. Quanti cavalli hai preso? C'è la graffetta di ferro. Addirittura. Non ce l'abbiamo Eh no, niente. La vabbè, chiave. la spacchi, la Sì, rovina. però noi non l'abbiamo più a macchina. Ma no, una Ma no, poi lo facciamo. Ok, i tappetini nuovi sono 50 cavalli in più almeno. Aspettiamo l'alettone.
alettone qua bello grosso, un'ala enorme, scarico, lo buchiamo col cacciavite. Eh? Signorina Jessica, prego, guardi, le apro la porta, visto che è gentleman. Solo perché è tre porta. Spacchettata la telecamera, l'ho provata così al volo attaccando il filo. E c'è la dash cam, vedete di qua. E se no c'è quella che va dietro. Ora l'ho accesa, si vedrà a specchio, però guardate fuori. Non so se si vede perché c'è lo specchio, mi sa, si vede male perché va a specchio. Se no, se c'è anche la dash cam che si vede il davanti, e c'è una bella qualità. Presa su Amazon, pagata relativamente tanto perché mi sembra 100 euro con lo sconto. Ora devo poi installarla. Quella è già la parte che devo andare sotto, far passare il filo, che per fortuna te lo danno lungo 7 metri e mezzo. Però dovendo fare tutti i giri nel camper non so se ci arrivo, ora vediamo. Ora vado alla ferramenta qui dietro a piedi per le viti. A quel daglio avrei quinta vasto. Viti trovate! Yeah! Ora andiamo a montare, o perlomeno a iniziare a fare l'installazione della telecamera, che già è qualcosa. Così mi porto avanti perché quella è importantissima. Iniziamo i lavori. Allora, la telecamera. Ho messo lo specchietto, ho fatto passare tutti i cavi, anche quello del GPS. L'unica cosa che, come pensavo, anche se sono 7 metri e mezzo di cavo, a fare il pezzo sopra, il montante, scendere, fare tutti i giri, l'ho fatto arrivare tutto ed è arrivato qua sotto il gradino. Mi manca questi ultimi 2-3 metri di cavo per poter poi arrivare qua dietro e piazzarlo qua in centro. Il cavo arriva lì, quindi niente, ora vado a comprarlo da Galli. Quindi, visto che è ancora aperto, ci mettiamo in movimento e andiamo a prenderlo. Almeno finisco e provo bene il tutto. E altra cosina che ha, che un po' mi girano le scatole tra virgolette, potrei rimediarlo, ma va bene così. Io ho un accendisigari sotto dai piedi del passeggero, no? E loro te la danno con lo spinotto dell'accendisigari, con in più una USB attaccata per caricarti il telefono. L'unica cosa che cosa è successo? Io ho detto taglio i fili e lo metto diretto sotto con un fusibilino in linea diretta 12 volts, in maniera che l'accendisigari rimane vuoto e quant'altro. Ho provato, ma non mi... praticamente ha una batteria ricaricabile lo specchietto, dove tu lo puoi attaccare, si ricarica, poi lo stacchi e ti dura magari 2-3 giorni, ora non so le ore di autonomia. Però fatto sta che ho provato, non si può. Ho dovuto rimetterci i fili e funziona. Anche perché io l'avevo provato prima e funzionava. Quando ho tagliato i fili poi non funzionava più, ho detto sicuramente riduce la tensione ma aumenta l'amperaggio. I cavi originali invece danno più tensione che corrente e diretto non va. Però poco male, l'ho rimesso insieme e ora vado a prendere solo questa prolunga di cavo per finire il montaggio della telecamera. No, bellin, andiamo, bellin, vamo, bellin, andumma. Cavo comprato, l'ho provato e funziona, ora manca da fissare l'ultimo pezzo che è da dietro le ruote al culo. Ora farò la recensione poi su Amazon, che è un bel prodotto, funziona bene, ma che se mettessero anziché 7 metri e mezzo di cavo 10 metri si può benissimo installare anche nei camper senza problemi, un'ottima qualità prezzo che fa anche la dash cam. E un'altra cosa che fa di bello, che ho visto, però devo smanettarci bene, si può... al sensore di parcheggio e di collisione, che sia in caso di movimento o che è parcheggiato, c'è un incidente o qualcuno ti tocca la macchina tipo la Tesla, partono le telecamere che registra. Logicamente deve esserci la micro SD inserita per memorizzare i dati. Bella. Quella devo studiare bene però. Stasera, visto che Jessica ieri le ha chiesto a sua mamma che voleva il minestrone, le ha fatto il minestrone. Il nipotino Christian invece voleva le polpette, le ha fatto le polpette. Angelo le ha chiesto il pollo con i peperoni e non gliel'ha fatto. No, non è vero, non glielo chiedo. Non me l'hai chiesto, lo possiamo fare per domani. Ok, così mi piace di più. Ora mangiamo, buon appetito a tutti. Buona! Finito di mangiare, siamo tornati a casetta, però ci muoviamo che andiamo dall'Eurospin a dormire, almeno siamo tranquilli. Buon viaggio, no? Sì, che poi là c'è un po' di casotto, sinceramente. C'è rumore di notte, però alla fine ormai... è casa nostra. Eh sì. Perché poi anche Emi, magari se domani mattina passa, viene lì... Ma domani fa solo il pomeriggio, però mi sembra. Infatti, magari domani mattina passa, facciamo colazione.
Se no, dove possiamo andare a dormire già vicino al veterinario? Vabbè, no, niente. Buon, basta, non dico più niente. Buonasera. Saluta Andoni. Dai, esci. Vieni. Madre mia, quando fa così. Non ne ha voglia, esce da solo. Buonasera. Buonasera. Io vorrei sapere perché fai così, Pippo, però, eh. C'ha la gabbia aperta, potrebbe uscire. No, sta lì. Pippo c'ha paura di tappare. Gioca per me. Prendi la campanellina, amore. Brava! Prendi la campanellina. Siamo tornati qua dall'Eurospin per fare la nanna e ho finito di connettere la camera, anche retrocamera di dietro, perché ero curioso di vedere al buio come si vedeva. E direi, per essere notte, però niente male. Poi guardate, show front camera. Ok. Show rear camera. Ok. Mi fa vedere la dash cam davanti o la posteriore. Spettacolo. Questo è un po' come il cinesino. Sono i 100 euro spesi migliori della mia vita. Ogni tanto qualche... Perché te l'ho detto io. Quando ascolti me sono sempre i soldi più spesi meglio. Beh, il cinesino cosa c'entri? Sì, sì. Sì, sì. Beh, ottimo lavoro. Ora metto a posto tutto e andiamo dietro. Buongiorno, qua facciamo già colazione? Sei un maialetto, sei sempre a mangiare. Maialino. Mamma ti tira già fuori il pranzo. Te sta facendo colazione, sono le 9 del mattino e già tiri fuori il pranzo per te. Cosa gli fai? Gli tiro fuori la pannocchietta. E non so se si scongela da qua a pranzo. La mangio al pomeriggio. Colazione time. Ci prepariamo che dobbiamo andare dal veterinario. Siamo quasi in ritardo sulla tabella di marcia, ma fa niente. Buona, ci prepariamo e andiamo avanti. Abbiamo fatto colazione, sono andato in bagno e poi sono tornato a far colazione perché è arrivata mia suocera. Ciao. E ci ha portato un pezzo di figassa. Figassa. E un pan. Un pan de una volta. È un pan de una volta. Ule bello croccante, come si dice? Ule du. Ule croccante. E a figassa. Meglio che parlare all'italiano. Boh, ora ci prepariamo. Tappa veterinario. Parcheggiamo, abbiamo detto dove, per andare col motopicco. Ah, dal brico, dall'officina. Dall'officina andiamo con il motopicco. Ci vediamo dopo. Parte il Porsche Turbo. Via. Partiamo anche noi. Direzione veterinario, per la terza volta che ve lo dico. Cos'è, già la campanella dell'intervallo? No, sì, sì, sì. Finita la scuola. Posteggiato in Piazza del Popolo, attraversiamo il ponte lì e lì dietro in mezzo ai palazzi c'è il veterinario dove dobbiamo andare. Oggi il tempo non è dei migliori, qua ha già fatto pioggia perché ci è bagnato per terra, vedete? Però tanto al tempo non si comanda e dobbiamo farcene una ragione. E come già in parecchi mi avete scritto che quando c'è il tempo brutto mi vedete che la mia faccia è diversa, che cambio espressione, che sono più triste, però a me piace il sole. Giorno! Giorno! Che bella... Giornata del piffero, no? E vabbè. Arrivati, clinica veterinaria Lettimbro. Scendiamo nel tunnel. C'è nessuno. Ma ci fanno passare subito. Allora, siamo tornati dietro dal camperozzo. Ci ha dato delle altre goccine di antibiotico per... cioè goccine, sì, l'antibiotico. Per Bernice, perché l'orecchio era ancora un po' troppo infiammato, quindi ha deciso così. Abbiamo provato con solo la soluzione nell'orecchio più leggera, ma ci vuole l'antibiotico. Poi ci andiamo dal camperozzo, direzione carico-scarico acque. Albissola, però prima un caffettino. Time. Abbiamo deciso di non andare ad Albissola a fare carico e scarico, ma lo faremo qui all'autoporto di Savona, sperando che sia aperto. Carico scarico fatto qua all'autoporto, diciamo l'autogrill di Savona. Lì c'è un viaggiatore in bici con un carrettino, stranissimo. Ora andiamo a Portovada a fare la gabbia Pippo e a mangiare, che poi dobbiamo muoverci.
Dolce fatte, tè Christian, carico e scarico. Ora siamo arrivati a fare la gabbietta di Pippo, solito nostro autolavaggio. Ora lei lo fa uscire, mette la coperta come sempre, io tiro giù e lavo la gabbia. Poi siamo praticamente là dietro, c'è l'Eurospin. Andiamo là, prendiamo un pollo già fatto e ci mangiamo un pollo oggi. Perché poi devo andare ad Albenga a fare un lavoretto a un signore cavolatino, vuole montare una telecamera, delle sigillature, diciamo niente di particolare, però gli fa piacere conoscerci, siamo in un agricampeggio. Zafferano, se non sbaglio, sì. Quindi poi ve lo vedrete, lo recensiremo anche quello e vi diremo com'è. Ora tiro giù la gabbia e vado avanti. Lavaggio fatto, ora mettiamo tutto a posto. Gabbia fatta, movimento, Eurospin, arriviamo. Pollo, non ti temiamo. Riprendiamo un bel polletto, due patate arrosto e facciamo un pranzetto veloce. Ho il pollo, lei ha letto, ora vediamo cosa c'è di disponibile. Pronti via, partenza. Cucù. Eccoci. Allora, cosa vuoi? Coscetto. Va bene, prendi quello. Vuoi anche l'arancina? Due arancini. Un po' di aletto, un po' di. Aletta. Ok, anche le coscette, no? No. Tre coscette e tre alette? No, ma tu ce le mille. Ciao. Giorno. Quindi cosa hai preso? Alette? Coscette? Alettine. Arancina? L'arancina. Vuoi prendere le olive? Non so, una gente. Non mi ispirano tanto. Basta direi, no? Prendo una passata che se devo fare il sugo c'ho la pancetta, ma se lo facciamo una matriciana. Ma se è passata come fai a farla? Ormai è passata. Bella battuta. Vabbè, dopo questa direi che andiamo nel reparto pelati. Prendiamo i pelati anziché la passata. Sì. Abbiamo lasciato Pippotto qua perché Christian giocava alla play. Però è stato bravo mio bambino, è stato qua del pentacino. Pensavamo già che ci avevamo mezzo campo rosicchiato. No, lui è bravo. È bravissimo lui, è proprio un angioletto. Quanto sei carino, amore. Quanto sei carino. Il pranzetto del Gigetto, arancina e costo e alettine. Buon appetito a tutti! Overground. Postazione di marcia. Vernice là già davanti. Pippo è qua sulla scaletta. Ah, cosa c'è Pippo? Cosa c'è? Urla quello lì. Cosa c'è? È perché è contento. Che è fuori dalla gabbia, allora è contento. Vabbè, direi che siamo quasi arrivati. Siamo quasi in quelli di Albenga. Mancano 10 minuti, c'è un po' di traffico. Sì, 10 minuti. Vabbè, un po' di traffico, però non so, sì. C'è il semaforo. E ci sono i lavori in corso. Ma c'era anche un semaforo, no? Ciao Pippo. Ciao Pippo, mi saluta. Ci vediamo al campeggio Zafferano. Eccoci qua, agriturismo lo Zafferano. Zafferano. Allora andrà di qua, trattorino, qua c'è carico e scarico, direi, questi sono svizzeri, qui c'è già un altro camperozzo, mi sembra che lui abbia un Arca America se non ricordo male, sono laggiù forse, è un motoron però mi sembra, guarda le oche. Non so quale può. Ah, è quello là mi sa. Non è un motorhome allora. Le occhette. Ma c'è anche la corrente se hai bisogno. Ah sì, per lui è arrivato. È perfetto. No, dobbiamo passare di là. Ci siamo posizionati qua. Siamo praticamente di fronte al camper di Alessandro, che ora ve lo presento. Questo è il suo camperino. Un Arca Freccia 1989-305. Perfetto. 5 metri.
5 metri, cioè è bellissimo, perché è lungo come una macchina, sta dove vuoi, ma è la comodità di una casa. Giusto? Giustissimo. Alessandro è già da 6 mesi che ci viaggia, ha già fatto 7.000 km, stiamo parlando di un camper del 1989. Ah, in 3 mesi 7.000 km. Da giugno ora. Da giugno, giugno, luglio, agosto, 4 mesi, 4 dai, mesi. Esageriamo. Cosa che questo in 4 mesi ha fatto quasi gli stessi chilometri, ma mi è costato 10.000 euro di danni che sono successi. E l'ho visto. Quindi, lui più che gasolio non ci ha messo. No, per ora grazie a Dio. Quindi chi sempre dice cambio il camper che è vecchio, prendo il nuovo, sai cosa lasci, non sai cosa trovi, e trovi sicuramente di peggio. Comunque siamo venuti qua ad Albenga insieme ad Alessandro per fare un po' di upgrade sul suo camperino, un po' di siliconature, montare una retrocamera e una serratura della fiamma, quella della porta, e poi vediamo se c'è qualcosa da fare. Cose. Noi siamo qua. Alessandro si presenta. Grazie Angelo, no, io non ho bisogno di presentarmi, vi seguo a tutti. Seguo un po' tutti i youtuber, i vostri blogger, e niente, grazie a Angelo, è stato un piacere per me conoscerlo e sarà un piacere incontrarlo più volte. Ci vediamo più tardi, ora iniziamo a fare qualcosa visto che il tempo ci sta lodando qualche ora di sole, cioè di sole no, ma che non piove perlomeno. Lavori già sono iniziati, allora sul tetto ho già siliconato dove c'era da siliconare, li oblò. Il portapacchi e un po' di angoli dove era brutto, ho tolto tutto, ho messo silicone nuovo. Ora sto iniziando con i fianchi, ovvero la presa della 220 che è brutta, e gli ho tolto già tutto il vecchio, ora andiamo a fare il nuovo. Il boiler no, perché tanto è nuovo. Quando l'hai messo questo? Un mese fa. Quindi ce l'hanno già rifatta. Oddio, ci diamo un giro per sicurezza anche a questo, già che ci siamo. Poi alle griglie frigo queste non serve, negli archi America, perché c'hanno questi qua con le viti e van bene. E le finestre, questa ci hanno messo della roba, ma qua non serve metterci la roba, ma bisogna sostituirla quando entra acqua, perché c'hanno il terostato dentro. Bisogna fare il bordo di questi qua, perché sono avvitati, questi vanno fatti. Ho fatto dietro già la scaletta qua sotto. Sopra non serve perché è attaccata sul portapacchi, non al tetto. Faremo poi il portabici, che è molto brutto, la finestra, un po' tutto il giro, siliconature, quelle che sono brutte si rifanno. Tanta già, si è già prenotato che ci vedremo poi in Spagna. Angelo è... E lo riverniciamo tutto. Angelo è grande. Buoni chilometri. Buoni chilometri. Questa è la situazione, no? Chissà che gioca con i suoi amici. Guarda, vai contigo, vai contigo. Io, guarda. Io mi racconto io che preparo cena, facciamo le trofie al pesto. Bernice che ha appena mangiato. Amore, Angelo che sta rientrando, che è andato a farsi la doccia. Fatta la doccina? No, sono ritornato dalle ferie. Ah, sei andato in ferie? Sì. Ah, dove? 10 minuti in doccia. Ah, va, dai. Io almeno non c'avevo il telefono, non c'avevo niente, nessuno poteva... Che bello, vai un po' più spesso alla doccia. Qua abbiamo il besugo, che si è arrabbiato perché l'ho messo nella gabbia, ma è tutto il giorno che è fuori dalla gabbia. Inutile che mi guardi con quella faccia. Niente, quindi... Mangiamo? Sarebbe ora, no? Va bene. Buon appetito. Buon appetito. Beh, facciamo vedere dopo cena. Sì. A dopo, se non ci dimentichiamo di farvi vedere la cena. Poi io darei la buonanotte. Noi piacciamo perché siamo così, alla fine siamo reali, siamo... siamo così. Siamo fatti così. Se ci dimentichiamo siamo di farvi vedere la buona... fatti così. L'essere umano li colpisce. Sì. Mira. Io mi dimenticherò anche di dare la buonanotte, però già se avete vi faccio vedere la cena e non ve l'ha fatta vedere. Perché sono qua che mi sto cervellando. Perché abbiamo perso del materiale, non so se per colpa della fotocamera che... Perché praticamente io cosa faccio? Ogni fine giornata o due giornate, dipende, svuoto il materiale della telecamera sul computer, che però lo metto su un hard disk esterno, questo. Per non stare a riempire il computer. Quando Jessica deve editare, cosa fa? Attacca l'hard disk, prende il materiale che gli serve, se lo mette sul computer, lo edita e lo cancella man mano. Risulta che siamo passati da un punto all'altro, dove io in mezzo ho registrato abbastanza materiale, sparito, non c'è più. Boh, non capisco se... E la fotocamera, poi mi ricordo di averlo visto quel materiale, o sbaglio qualcosa, non lo so. Qualcosa sta succedendo. È giunta la giornata al termine. Il Bobby qua ormai ci ha messo le radici. Il Pippo è già a far la nanna. Shhh.
Oh. Porta dalla direttore. Dorme. Jessica là sopra che vi saluta. Ho lasciato il video lì che sta finendo di caricare, ma non ce la facevo più. E intanto sta rispondendo ai vostri commenti, che è uscito un video stasera. E io mi avvicino là sopra, lavo i denti, branda col telefono e poi si dorme. E domani non ho la giornata. Il tempo dovrebbe reggere per finire di fare le siliconature e i lavoretti da fare a... Signore Alessandro, se non sbaglio, sì? Sì. Non so perché io qui non mi... Vabbè. Buonanotte a tutti ragazzi, al prossimo episodio.